Lo shock sarà avvertito per due motivi. Il primo, appunto, perché siamo fuori stagione e quindi abbiamo già vissuto delle giornate particolarmente miti, con massime che si sono girate nell'ordine della ventina di gradi. E poi perché quest'anno sono mancati letteralmente questi episodi un po' più rigidi, perché fondamentalmente sia i mesi di dicembre che di gennaio, ma anche di febbraio, sono stati del tutto assenti delle colate fredde di questa portata. Vedo nella vostra cartina anche la neve. Si tratterà di fenomeni marginali sull'Appennino, le zone più esposte del versante padano, quindi quello rivolto a nord, potranno avere la cosiddetta neve da stao, quindi con una copertura diffusa e dei fiocchi che potranno dare una spolverata, ecco, non degli accumuli importanti. Il tutto condito con temperature, quello sì, pesantemente negative, in quota potranno arrivare anche a toccare meno 10 gradi. Sulla costa che temperature verranno raggiunte? Potremmo avere massime in pieno giorno intorno agli 8-10 gradi. Però in un regime sostanzialmente secco. Esatto, potrà sconfinare qualche pruvigine nel momento maggiore, appunto, che si colloca mercoledì, perché inizialmente questa irruzione produrrà cieli sereni fondamentalmente come oggi. Mercoledì al momento è la giornata più indicata per questi sconfinamenti, qualche sgocciolio non le escludiamo. Quanto durerà questa fase di gelo, l'hai definita così? Per tornare in una situazione come quella di oggi e dei giorni scorsi, bisognerà direi aspettare proprio la fine del mese, addirittura i primi giorni del mese di aprile.